Vai, vai. Oggi 26 dicembre purtroppo non è festa per tutti, non è festa per i lavoratori che grazie alle leggi infame approvate da un Parlamento trasversale dal centro-destra e centro-sinistra, anche da chi come Bersani e D'Alema oggi si finge di sinistra nuovamente, i lavoratori sono costretti a lavorare anche nei giorni di festa. Noi siamo qui soltanto per chiedere una cosa semplice, di buon senso, il rispetto della nostra Costituzione che ci parla di un lavoro che non è un rapporto di schiavitù ma dove ci sono i diritti, e siamo in campo qui per dire che potere al popolo per noi vuol dire il rispetto della Costituzione formale ma anche sostanziale. Noi vogliamo riportare i diritti nel mondo del lavoro, vogliamo riportare i diritti ai lavoratori, alla maggioranza dei cittadini che in questi anni si sono visti sequestrati la democrazia e i diritti da una minoranza di privilegiati che può contare su una politica di servi, di camerieri. Questo è il luogo, Cosenza, di alcune grandi famiglie politiche, di alcuni grandi personaggi politici, penso ai fratelli Gentile, a Nicola Adamo, gente che in questi anni è stata nelle istituzioni distruggendo il patrimonio di diritti, di servizi e lucrando su questa attività. Noi la politica pensiamo che debba essere invece il potere di chi non ha potere, la forza di chi non ha forza, e siamo qui per costruire questo. Siamo a Cosenza, Piazza Riforma, fuori al supermercato e al locale di Scarpelli. C'è continuità con quello che dicevi prima? Certo, allora gli Scarpelli rappresenta non solo, diciamo, un modello di commercio spregiudicato che non ha orari, che costringe i lavoratori a lavorare in qualsiasi orario e qualsiasi giorno di festa, ma rappresenta anche quel modello di intreccio tra politica e affari che noi contestiamo. Scarpelli è quello che usufruisce in molte delle sue case dei contributi per il fitto casa quando questa città sarebbe piena di immobili vuoti e immobili anche pubblici da destinare a gente che sta in emergenza abitativa. Invece si continua a far lucrare privati come Scarpelli, che come abbiamo visto non hanno nessun rispetto per i diritti dei lavoratori e che lucrano anche grazie, assieme al rapporto, all'intreccio inaccettabile con la politica.